Vi state chiedendo come poter dare in pasto una vostra foto all'intelligenza artificiale per creare quei ritratti che vedete spesso in giro? Rimanete con me allora, perché vi sto per svelare tutti i segreti per creare tramite l'IA di Midjourney i vostri ritratti più fantasiosi. Ciao a tutti, io sono Federica, sono una fotografa e sul canale di solito parlo della mia professione, ma visto il successo dei video sull'intelligenza artificiale, eccomi a rispondere alle tantissime domande che mi avete posto sotto il tutorial di come iniziare a creare con Midjourney. Se siete completamente digiuni nell'utilizzo di questo strumento, vi consiglio di guardare prima il mio video introduttivo. Trovate il link in alto e in descrizione. Poi potrete tornare qui e consultare le tecniche più avanzate. Bene, vediamo come inserire ed utilizzare una qualsiasi immagine su Midjourney. Per prima cosa dobbiamo scegliere l'immagine perfetta da utilizzare. Io qui ho scelto questa dell'attrice Zendaya, perché il suo viso qui è ben isolato. È importante che non ci siano distrazioni intorno e dietro al soggetto, in modo da facilitare l'AI per distinguere i lineamenti dell'attrice. Ora, nel mio caso, non ho caricato una mia foto, ma ho già trovato riferimento su internet. Nel caso appunto dovessimo utilizzare una nostra foto, bisognerà caricare la foto sul web in modo che si ottenga un URL da incollare nel prompt. Piccolo disclaimer, non caricate le vostre foto nei programmi di intelligenza artificiale in modo così leggero. So che la novità e la voglia di sperimentare è tanta, ma in futuro potremo pentirci di aver rinunciato alla nostra privacy per potenziare un programma di qualcun altro che si trova dall'altra parte del mondo e che di sicuro non ha a cuore i nostri interessi. Mi raccomando, informatevi e siate sempre consapevoli dei rischi che comporta giocare con questa tecnologia. Torniamo al nostro tutorial. Per caricare l'immagine in Midjourney dobbiamo solamente trascinarla in Discord, premere invio per inviarla nella chat, poi facciamo clic sull'immagine in Discord in modo che sia a schermo intero, e con il tasto destro selezioniamo copia e indirizzo immagine. Bene, ora che abbiamo il nostro URL, non ci resta che utilizzare la foto per far generare una nuova immagine a Midjourney. Iniziamo utilizzando il solito comando slash imagine. A questo punto, prima ancora di scrivere gli input testuali, incolliamo l'URL dell'immagine. Lasciamo uno spazio e scriviamo ora i comandi testuali e i vari parametri, come vi ho mostrato in altri video. Midjourney utilizzerà l'immagine fornita come influenza per il risultato finale. Questa aggiunta ci permette in generale di dare un suggerimento aggiuntivo a Midjourney sul risultato che vogliamo ottenere. Infatti è più probabile che le generazioni dell'AI saranno molto vicine alle caratteristiche della foto di riferimento, anche se per motivi di copyright non copierà mai esattamente un'immagine fornita. Potete continuare successivamente a sperimentare creando diverse varianti dello stesso ritratto, aggiungere parametri e potenziare alcuni risultati con l'upscale. Questi passaggi vi aiuteranno a perfezionare ulteriormente l'immagine e a rimuovere alcuni degli strani artefatti che purtroppo a volte possono comparire. Non aspettatevi l'eccellenza comunque, molte delle immagini che vedete online sono ulteriormente ritoccate con programmi al di fuori di Midjourney. Se non possedete una licenza Photoshop non preoccupatevi, ci sono alternative anche gratuite per affinare i dettagli e risolvere quei piccoli problemi dell'AI. Vi lascio qualche nome qui di fianco. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video dove andrò a rispondere ad altre domande su questo argomento. Io vi saluto e vi do appuntamento la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!